Valentina Cusano, candidata alle prossime elezioni. Questa mattina a Villa Varagiola è stato presentato il primo punto del programma elettorale per Davide Galimberti, sindaco, che parla di verde, che parla di ambiente. Chiediamo a Valentina un po' cosa il suo intervento, su cosa ha riguardato. Il mio intervento ha riguardato ovviamente la cultura, nel senso che l'ambiente e il verde si fondono a Varese insieme alla cultura. Nel progetto del programma del nostro partito, quindi del PD, c'è proprio la riqualificazione di Varese nell'intento di renderla ancora più attrattiva, visto che ci sono già dei progetti aperti che hanno ricevuto il lasciapassare dal Ministero, e quindi utilizzare questi progetti per creare un polo culturale qualificato nella zona di Masnago. E proprio all'interno di questo polo la mia proposta è quella di portare, ovviamente insieme a tutti i colleghi, è quella di portare qui il Centro Internazionale di Fotografia, proprio per poter dare una nuova offerta culturale a Varese, renderla ancora più attrattiva, quindi richiamare su Varese il turismo e soprattutto far convergere in questa situazione anche le tante associazioni fotografiche sparse sul territorio. E poi potrebbe essere veramente anche molto interessante riuscire a portare un'offerta didattica che permetta quindi ai nostri più giovani di non dover necessariamente spostarsi sulle città vicine dove un centro internazionale c'è già, ma che abbiano questi giovani la possibilità di restare a studiare Varese, quindi a Varese, di restare qui per studiare la fotografia e quelle discipline che sono accanto alla fotografia. Il secondo punto è la street art. Valentina è anche una fotografa conosciuta e quindi sa che c'è fame di fotografia, soprattutto a Varese, abbiamo anche grandi fotografi in questa città. E che consiglio daresti ai giovani che vogliono fare fotografia e varesini, diciamo? Guarda, il primo consiglio è stato, in sostanza, noi qui a Varese abbiamo una grande personalità, un grande fotografo che è Giorgio Lotti, che tutti più o meno conosciamo, a tutti noi fotografi Giorgio ha dato dei consigli durante le nostre carriere. Quindi il primo consiglio che mi sento di dare ai giovani fotografi o a chi si sta approcciando alla fotografia adesso è studiare la teoria, la storia della fotografia, perché è quella che ci dà le basi culturali per aprirci la mente, il cervello e far arrivare stimoli e idee, e poi studiare la pratica. Ma veramente studiare vuol dire non prendere Google e cercare su Google come si scatta una fotografia, ma invece fare una pratica professionale, quindi fare anche, organizzarsi e riuscire a fare anche dei tirocini presso gli studi fotografici che di fotografia vivono tutti i giorni. Questo è il mio consiglio. Valentina la conosciamo, è appassionata, lotta per quello in cui crede e porta a fondo sempre le sue battaglie. Ha parlato questa mattina anche di una cosa innovativa per Varese, cioè un festival della musica elettronica. Esatto, sì, la mia proposta, elaborata insieme all'altro candidato Luca Battistella, è proprio questa: riuscire a portare a Varese un festival di musica elettronica che possa essere rivolto ai più giovani e ai giovanissimi, quindi un target piuttosto ampio, ma che ha delle necessità, visto che comunque sappiamo benissimo tutti che appena finirà la pandemia avremo tutti bisogno di tornare a socializzare, tornare a cantare, tornare a ballare. In particolar modo questo target dei più giovani, che a cui la pandemia ha tolto la normalità e quindi quella forma di socializzazione che serve proprio per crescere nell'adolescenza, dall'adolescenza in poi. Quindi vogliamo portare a Varese un festival di musica elettronica, perché su Varese ci sono già dei bellissimi festival di musica e proprio accanto a loro vogliamo costruire una nuova realtà che possa quindi far convergere sia una socializzazione normale, sana e sicura, e sia far convergere i diversi generi di musica elettronica, come per esempio l'house, come la tech house, come la new disco. E soprattutto ci auguriamo in questo modo di dare sicuramente un qualcosa ai giovani, ma anche di recuperare quelle che sono anche le offerte di lavoro nell'ambito dei lavoratori dello spettacolo.